E allora eccoci qui a una grande serata di Champions League. Dopo l'impresa della Roma, tutta l'Italia ha tifato per la Roma, tutta l'Italia tiferà per la Juventus questa sera. Se tanto mi dà tanto, sì, ieri tutti hanno fatto il tifo per la Juve, per la Roma, oggi faranno il tifo per la Juve. Pompiglio da tutti, rapidamente vi chiedo il pronostico e il risultato esatto anche, dai. Comincio io, dai, pareggio. Pareggio. 2-1 per la Juventus. 2-1 però ti rimane la mare in bocca, ai card. Però è un'uscita dignitosa. 2-1 per la Juventus. Walter. Se ormai sei andato 3-0. Transagonistico. 3-0 per chi? Per la Juve. Quella. Allora qua si fa interessante. Avvocato. Si fa duro. 2-2. I Blancos, che dicono? I Blancos! 4. A chi? 4 per i Blancos. Ah, me l'hai mai scritto eliminato, ma questo scemo! Scrive eliminato e vince 4-0. Ma sai cosa fai col braccio? Chirico, fai il disegno. L'ha detto 1-1. Federica? Tu dici pareggio? Io ci credo, sì. Ci credo 0-3, dai. 0-3, quindi si continua, resteremo qui a commentarla insieme tra poco. Clamoroso il gol! A 0. Mario, proprio Mario, Marione! Proprio Marione in rete! Marione! Con gol di Marione! Che dire, arriva sul secondo palo Marione in tuffo. Ragazzi, cosa vi avevo detto? Un gol all'inizio, un gol a metà, un gol alla fine, andate. Loro ce l'avevano fatto per 3 minuti. Però Chirico con gli occhiali Blancos. Non va bene. Con gli occhiali Blancos! Devo dire che Mandzukic, qua devo dire bravo a Iacaccia che ha detto io Mandzukic lo metto sempre, pronti via gol, esperienza. Marcello, ma cosa lo metto a fare, no. Questo qua, si fa delle valutazioni. Avanza che dire, ostacolato da cross, si ferma, l'appoggia vicino a Douglas che la dà in orizzontale per Higuain che la dà al limite, Mandzukic dentro, poi ancora al laterale per Listeiner, traversone, secondo palo di testa, ma... Che gol di Marione! Madonna, un attimo! Ancora Marione! Questa non la faceva Cuadrado. Che testa l'onda, non ha detto Pinto! Capisco la crusca la nel senso quello proprio. Sì, esatto. Ecco, crusca. Capisco la lasina. Il secondo palo! Ho la palla di stare al gol! Se lo sono vai, adesso siamo supplementari. No, mamma mia, Nello. Nello Navas. La palla resta lì, ma tu di bravo, pronto, la mette dentro. Bene. È finita. Non è finita. 3-0, clamoroso. E fa un gran gol sul recupero. Capisco che non si è visto proprio stasera. Cross. Prova l'infilata, Ronaldo di testa. Bravo. Mamma mia. Ma non esiste. Siete dei venduti. Buffone espulso. Siete dei venduti. La Champions League è una truffa. La Champions League è una truffa. La Champions League è una truffa. È una truffa e comprata dagli spagnoli. È comprata dal Real Madrid. È una truffa. Se dovessi prendere un rigore così mi incazzerei oggettivamente. Allora, io se dovessi prendere un rigore così è una truffa, la Champions League è una truffa, la Juve ci espelle più del portiere. Buoni ragazzi, ma dai, ma non esiste, capisco la rabbia, ma vaffanculo.
No, no, dai, Marcello. Marcello. Capisco la rabbia anche di discutere. Come al solito, come al solito anche quest'anno, anche in questa Champions League, noi usciamo per colpa dell'arbitro, non la vinciamo. Attenzione, deve ancora batterlo. Per colpa dell'arbitro. Vuoi un attimo, ovviamente è successo di tutto un attimo, allora, un rigore che è stato segnato all'ultimo giocatore secondo per far posto Buffon, con un'entrata che probabilmente Benatiale è buttato sulla palla, ragazzi, un attimo, ma dai, ma dai, se riguardate dopo non è che non prende la palla, poteva secondo me come con la piede sinistro ha preso la palla, scusa, per come si è approcciato, chi è che è caduto comunque l'errore lì, l'errore posso dire di chi è l'errore, di Chiellini che non prende quella palla di testa, ragazzi, su fuoco, l'errore dell'arbitro che fece un rigore inesistente, sì, diciamo. Non dobbiamo neanche metterlo in condizione. Stefano, adesso io sono d'accordo con te e ti chiedo scusa se ti dico una cosa. Qua non puoi dire l'ha toccato o non l'ha toccato, qua si può solo dire che non è rigore. Sì. Miseria, lo possiamo dire. Io a volte posso pensare solo che lui era la vista con una chiara occasione da gol, che lui era da solo. Le cose. Però, sinceramente, per me non era rigore. Perché bisogna sempre sfanculare così le cose? E c'è stata la sensazione, buoni un attimo, che l'arbitro tutta la partita. Non vedeva l'ora di buttarci fuori uno, di fischiare il rigore. Non vedeva l'ora l'arbitro di fischiare il rigore, questa è la sensazione. Ma poi non espelli Buffon, ma dai, ma no, Buffon per proteggere, però non sappiamo cosa proteggere, sì, ha detto una cosa, io ho capito, ma però è capitato, però gli ha detto vai a fare, vai al bar. Sì, però il problema è che dall'inizio ha capito. Luini è da 8 ammoniti. 8 ammoniti e un espulso. Ma la colpa è di questo italiano che designa gli arbitri. Questo collina qua. Bravissimo collina. Magari lo sbaglia, ma siamo in 10 ai supplementari. Vabbè, vediamo. Va l'impresa, attenzione, vai, Ronaldo, vai, Ronaldo vai, sulla palla. Vediamo. Ronaldo Soggenizzi. E Ronaldo non sbaglia! Rigore, questi non passavano mai. Ma dopo Amsterdam, l'ennesimo furto. Chiellini, l'ennesimo furto ai danni della Juventus. Chiellini che dice: li avete pagati. Buffon ha detto all'auto vai a scusami Luigi, tu che sei una persona per bene, tu non dici mai parolacce, ma cosa doveva dire? Vai a cagare, cos'è? No, va bene. Luigi, ma mi permetti che con un rigore inesistente il capitano va anche a protestare o no? Lasciamo la verità all'italiano. Che probabilmente l'arbitro doveva avere quel buon senso di capire la situazione. Certo. Allora, sull'espulsione di Buffon di sicuro. Comunque bravi,
così non vi batte mai nessuno, comprando gli arbitri. Bravo Collina! Grazie! Bravo Collina! Bravo Collina! Bravo! Pompilio, ti fermo prima che sia troppo tardi, come al solito, no? Perché poi bisogna per forza esagerare. Quelle europee, non arrivare dall'estero, quelle non arrivano.